buongiorno a tutti, sono qui con Riccardo Ciccarelli, giornalista di Tele San Domenico, e Gianmarco. Ciao Gianmarco. Ciao, buongiorno. Ciao. Senti, io combatto da tanto contro le barriere architettoniche e quelle mentali. Mi vuoi dire un tuo parere sulle barriere architettoniche che riguardano soprattutto la città di Arezzo? Allora, io innanzitutto apprezzo moltissimo la tua battaglia e la tua determinazione. E penso... Grazie. Penso, ma copio quello che ho sentito dire da te, che siano più difficili le barriere mentali a volte di quelle architettoniche, e penso che in alcuni casi vadano purtroppo di pari passo. Io guarda, lo possiamo dire, abbiamo fatto un servizio con sì, Italia, sì. E un servizio per la rubrica Nessuno Escluso che cura Gianmarco insieme a Paolo. Oggi Paolo non era presente, però, e abbiamo fatto alcune immagini di copertura insieme a te, e spesso finché non ci si trova di fronte, solo il sentirlo raccontare non basta, cioè vedere la difficoltà oggettiva, concreta, che una persona che si trova in difficoltà può avere anche solo nel superare uno scalino, che magari finché non ti trovi in quella situazione non ci fai nemmeno caso. Io guarda, faccio un esempio banalissimo che però mi ha aiutato molto a mettermi parzialmente, ovviamente, nei panni di chi può quotidianamente avere questo tipo di difficoltà. Ho avuto un infortunio circa un mesetto e mezzo fa, mi sono fatto male ad una caviglia, gesso, stampelle, divieto di carico sul piede, quindi non potevo appoggiarlo. La mia casa, che sino ad allora per me non aveva barriere architettoniche, dalla sera alla, cioè dalla mattina alla sera, ne ha avute diverse. Sì, perché chiaramente non te ne accorgevi da... E questo, esatto, non ci facevo caso. Sì. Senza stampelle non avevo bisogno, quindi non... E però questo mi ha aiutato a riflettere. E infatti, proprio in questo mese che ho passato comunque a casa, eccetera, guardando i tuoi video poi sul tuo canale YouTube, mi è venuto proprio l'idea di dire: quando ritorno al lavoro faccio l'intervista con Ilaria, che sicuramente di barriere architettoniche ne sa più di me. Sì, sì, vedi, non tutti i mali vengono per noi. Esatto. Quindi, senti, un'ultima domanda. Quindi pensi che anche solo mettendosi nei panni di una persona disabile un giorno si potrebbe capire quali sono le difficoltà? Diciamo che secondo il mio punto di vista non tutti hanno, ma questo perché è normale, perché ognuno di noi è diverso dall'altra persona, la sensibilità necessaria per poter capire determinate difficoltà. Quindi stare a fianco di una persona che tutti i giorni combatte per far valere i suoi diritti e soprattutto per poter avere l'abbattimento di determinate difficoltà, aiuta tanto, perché anche stare una mezz'ora, un'ora con una persona che ti fa vedere, vieni con me, ti faccio vedere oggi quello che per te sarebbe una banalità, cosa diventa per me, cosa è per me. Sì, e questo secondo me aiuta tanto. Guarda, grazie mille, è stato veramente gentilissimo. Grazie. Bravissimo. A te. Grazie a te. Vai, grazie. Te Gianmarco, ci vuoi dire qualcosa sulle barriere? Anche quelle, magari quelle mentali, i pregiudizi. Sì, dico che le barriere architettoniche... Ora, vabbè, mi permetto di, se sei d'accordo, cercare di fare il filmato in modo un po' ironico, un po'... Sì, sì, voglio, io sempre. Un po' melancomico, diciamo. Sì, sì. Però sì, perché io di barriere architettoniche ultimamente mi si è guastato l'ascensore condominiale. Quindi ero abituato a prendere, a portare, contemporaneamente mi si è guastato anche il telecomando del garage, sicché non riesco a rimettere neanche più il motorino in garage. Sicché sono un pochino in difficoltà, e ora ma leggera, insomma, però capisco quando uno è
canale privilegiato che non ci fa neanche caso, e con questo mi ricollego a Mister Ciccarelli perché sì, uno non ci fa caso quando ce l'ha, sì, nel è senso difficile. Lo dà per scontato quando c'ha tutto, poi dopo quando gli manca qualcosa dice cazzo, ora come faccio? Sì, sì, infatti. Però sì, dopo barriere mentali, sai, ci sono i pregiudizi della gente che anche a me ogni tanto mi sembra che mi guardino, la gente alcuna in certi momenti che mi capito, o forse sono io che sono un po' stanco, non lo so, mi dà delle occhiate storte, ti dà non, fastidio, non troppo pesanti. Beh, abbastanza, sì, mi dà abbastanza fastidio perché sono un po' sensibile, vulnerabile, suscettibile, permaloso, sicché... Però poi anche quando... Va bene, guarda, grazie quando mille. Quando guardo le ragazze, non tutte mi guardano, ecco. Giamma, quello è un settore... Attenzione. Vai, grazie, Giamma. Grazie. Grazie, prego, ciao. Ciao.